Survivi. Aspettate, guardate. Aiuto. Guardate, guardate, guardate. Non so se si vede, ma sta piovendo. No, non si vede. Sì, più o meno si vede. Scusatemi, ma era da tanto tempo che non vedevo piovere così. Cioè, in realtà da un anno, credo. Non lo so, speriamo che continui a piovere perché c'è bisogno di tanta acqua. Comunque, ritorniamo a noi. Survivi è esploso, ma andiamo con ordine. Buongiorno a tutti, ma aspettate, ma sta diluviando ancora? Wow, che figata! Sta diluviando tantissimo, era tipo tantissimo tempo che non vedevo diluviare così, ma vabbè, ritorniamo a noi. Comunque, buongiorno a tutti, come state? Era da tantissimo tempo che non facevo un video lungo, mi sono concentrato sui shorts, anche se queste 2 settimane non sono riuscito a metterli, ma tranquilli, dalla prossima settimana ricominceranno regolarmente i shorts, ma perché ho avuto un po' di problemi, nel senso che problemi sul montaggio, perché i shorts li avevo fatti la scorsa settimana, però non sono riuscito a montarli perché in settimana non riesco, banalmente, e quindi. In sostanza, niente, dalla prossima settimana ricominceranno i shorts. Ma comunque ritorniamo a noi. Super Eevee, scusate, nella prima, come si chiama? Nella prima, quando ho detto Super Eevee è stato, non mi ricordo più cosa avevo detto, esploso, sì, SpaceX è esploso, ho sbagliato a pronunciare, chiedo scusa, ma avevo letto male e quindi è Super Eevee, almeno spero di averlo pronunciato giusto. Comunque, ritorniamo a noi. Super Eevee, il razzo più alto costruito al mondo di SpaceX. Cos'è che altro? Ah, sì, e praticamente può portare 100 persone. Ogni persona dovrà pagare un costo molto ma molto basso rispetto a qualche anno fa. Pensate che qualche anno fa o anche l'anno scorso un volo per una persona costava intorno dai 55 milioni e gli 80. Adesso costa solo 2 milioni. Ovvio, è un costo molto ma molto alto ancora. Ma chissà, magari fra qualche anno avremo un volo che costerà solo 100 euro. Chi lo sa? Voi scrivete sui commenti, io la penso un po' così. Buongiorno, mi dia la valigia. Buongiorno. Sì, e qual è? Ecco qua. Isha. Abbi qui. Vediamo. Lo sai che la valigia può pesare solo 20 kg? Beh, ne pesa 21 kg, 20,01, scusi. No, banco, 21 kg. 21 kg. Sì, lo so. E quindi riprenda la sua valigia e nel mentre dammi il suo biglietto. Ma è solo 1 chilo, vabbè, tengo il mio biglietto e poi io mi prendo questa valigia. Uffa! Grazie. Allora, Gianfrancello Serafini, vediamo un po'. 6, 7 e mettiti tu 1 0 4 2 5 per Cape Canaveral. Vediamo cosa mi dice il sistema. Oh no, ho fatto qualcosa che non dovevo. Allora, clicchiamo qui, ritorniamo indietro e facciamo i numeri. Ok, allora prendi. No, devo scrivere a mano, ma non c'ho voglia. Che brutta sta vita, uffa. Boarding pass NASAMG270226. Ok, per il giugno 2026 i dati mi sembrano corretti. Vediamo un po'. Quindi va su Marte, giusto? Sì. E farà 2 scali, uno sulla Luna e l'altro su Phobos, yes. E niente, dovrà ancora pagare, deve ancora pagare, scelto l'opzione paga qui. E quindi niente, adesso mi dia la sua valigia, vediamo quanto pesa adesso. Sì, tutto giusto, aspetti che mi metto questo qui.
Poi questo qui, questo qui. Adesso vediamo che se non pesa ancora. Ecco qua, ce la sto facendo. Ok, vi devo subito, invio. Niente, mi spiace Gianfrancaldo Serafini. Pesa ancora 20,000001 kg. Quindi mi spiace, dovrà pagare al posto che Petti più. Cioè, al posto di 100 euro dovrà pagare 500 euro per questi 0,000000001 chili. Sì, Ma mi uffi, ma non spiace. va bene, non va bene assolutamente, sono solo qualche decimo di millimetro, di chilometro, di milionesimo di chili in più, cioè dai, ma un po' di contegno, fare un ricorso assolutamente. Cioè, guarda, mi sono reso così per togliersi 0 millesimi di millilitri, di chilometri, di decilitri. Non va bene, farò un ricorso. Intanto, adesso pago. Tengo la sua carta perché ho un compleanno importante. Grazie. Intanto si calmi perché le regole non le faccio mica io, cioè, in senso, tutti date colpa a me, ma se il programma mi dice di scrivere, di dare 500 dollari o euro, adesso non mi ricordo più, tanto che è uguale, non è colpa mia. Comunque, allora, vediamo cosa possiamo fare. Intanto paghiamo. Ok, ho pagato, tenga la sua carta. Tanto il biglietto glielo strappo, così, così. Ma perché fa due plastificati? Non glielo strappo più, tenga pure il biglietto. Allora, adesso gli spiego bene dove deve andare. Allora, deve andare prima a destra, poi a sinistra, girare per una porta tipo tonda, tipo ovale, no? Ovale. Poi ci saranno dei. Poi, no, no, non ancora. Prima deve girare a 45 gradi, virgola 2156, verso sinistra, poi deve andare dritto. Poi girare a destra, poi salire di 30 piani, poi arriverà da dei tizi, tipo dei tizi con una, cioè, una testa, due gambe, due braccia, un corpo, sì, mani. Ecco, poi ci saranno dei tizi della sicurezza lì, sono a destra, lei deve andare a sinistra. Poi deve farsi 50 piani a piedi perché l'ascensore si è rotto da ormai 700 anni. No, non credo, 700 anni, ma vabbè. E poi non mi ricordo più, non mi ricordo più, ma non mi ricordo più, non c'ho voglia di andare a cercare, perché avrei anche una cartina da qualche parte, ma non c'ho voglia di dartela. E quindi se si perde non è colpa mia. Ciao, bada che sta creando la coda, bada. Ma non c'è nessuno dietro di me, lo vedi? Ma proprio, io mi ci rinuncio, la valigia la deve tenere lei, perfetto, ciao. No, non me lo immaginavo proprio così. Comunque, prima mi ero dimenticato di dirvi che questo razzo, oltre a portare 100 persone, può fare anche viaggi lunghissimi. Poteva arrivare anche su Marte, perché c'erano dei veicoli in orbita che permettono di ricaricare il razzo. Il razzo però, tranquilli, cioè non tranquilli, per nostra sfortuna e anche per sfortuna di Elon, esploso dopo 3 minuti circa e sono andati in fumo ben 2 milioni di euro del patrimonio del nostro amico Elon. Ma la cosa più sconvolgente è come ha reagito. Infatti Elon Musk ha sorriso prima e poi disse alla sua troupe, lo leggo perché non me lo ricordo di memoria: complimenti a tutti, oggi abbiamo imparato tanto. Presto saremo pronti per un nuovo lancio, intanto miglioreremo l'affidabilità. Cosa voglia dire? Voglio dire che appunto il progetto c'è e quindi magari in un futuro arriveremo su Marte tramite delle tipo colonnine elettriche, però tipo che girano nello spazio. E quindi niente, fine. Voi cosa ne pensate? Siete pro o contro a questa nuova tecnologia? Io sinceramente sono pro, anche perché
ci può portare su Marte, anche se in realtà andare su Marte non so se sia una buona idea. Forse andare su Marte ci porterà ad avere nuovi conflitti, non lo so. Vedremo come sarà nel futuro. Ma intanto, iscrivetevi al canale perché è gratuito. Cioè, dai, vi prego, sono simpatico, iscrivetevi al canale, no? Mettete un bel mi piacque perché è importante il mi piacque, no? È importantissimo e mi farà tanto felice. E commentate molto, sì, perché noto che sui miei video non ci sono molti commenti sotto i miei video, no? E quindi mi piacerebbe vedere un po' di commenti. Comunque, se non lo fate, vi vorrò bene lo stesso, forse. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!